Mi do il benvenuto. Scegliamo quindi la nostra posizione iniziativa per il saluto iniziale. Verifichiamo che sia comoda, stabile, la colonna vertebrale è retta, le spalle sono aperte. Il capo è allineato al centro, le mani sono atteggiate in mudra, con i pollici che sormontano gli indici. I palmi possono essere rivolti al cielo, ci mudra, il gesto della coscienza, oppure i palmi possono essere sulle ginocchia, girano mudra, il gesto della conoscenza. Chiudiamo gli occhi, percepiamo la verticalità della colonna vertebrale, l'immobilità del corpo e della mente. Cominciamo a rilassare il corpo partendo dall'alto, la sommità del capo, quello capelluto. Distendiamo la fronte e portiamo distensione a tutti i tratti del corpo. Rilassiamo il collo, le spalle, le braccia. Sentiamo il rilassamento espandersi nel tronco, davanti, dietro. Lo sentiamo scendere nei glutei, nelle cosce, fluire lungo le gambe, sino arrivare ai piedi e alle dita. Corpo stabile, rilassato, comodo. Portiamo la consapevolezza al respiro che sale su e giù lungo la colonna vertebrale. Il respiro sale quando inspiriamo dalla base della colonna alla sommità del capo. Il respiro scende quando espiriamo dalla sommità del capo alla base della colonna vertebrale. E ora portiamo la consapevolezza nel punto al centro, tra le sopracciglia. Qui, in Brumadie, visualizziamo una candela, una fiamma luminosa e ferma. Con questa consapevolezza, cantiamo insieme per 3 volte il mantra Om. Inspiriamo. Restiamo ancora qualche istante con gli occhi chiusi, restiamo in ascolto delle vibrazioni prodotte dagli occhi. Poi aprite gli occhi, vi portate in Shavasana, vi sdraiate quindi sul tappetino, controllando di farlo lungo una linea retta, così che talloni e capo siano su una stessa linea. Controllate che le gambe non si tocchino e i piedi siano naturalmente cascanti verso l'esterno. Le braccia anche sono discoste rispetto al tronco, con le palme delle mani rivolte al cielo. Un movimento gentile di assenso avvicinando la punta del mento alla fossetto della gola. Gli occhi sono chiusi, delicatamente posati sul buco oculare e palpebre. E portate ora la consapevolezza ai punti di contatto tra il corpo e il tappetino. Talloni, polpacci, retro delle cosce, glutei, dorso delle mani, gomiti, scapole, colonna vertebrale e nuca. Fate un profondo inspiro ed espirando vi lasciate andare completamente al tappetino. Spostate la consapevolezza al vostro respiro e cominciate a osservare ogni vostro respiro senza modificare nulla. Non modificate il vostro respiro, rispettate il modo in cui il corpo sta respirando, ma non vi perdete un solo dettaglio. Osservate dunque le caratteristiche di base del vostro respiro e annotatele mentalmente, se addominale, se è toracico o se invece è clavicolare, alto.
Osservate se il respiro sia rapido oppure lento, lungo o corto, superficiale o profondo, sottile o rumoroso. E ancora, valutate se il vostro respiro sia attualmente fluido o ancora contratto. Prendete nota mentalmente di tutto quello che osservate e cercate di riportare. Poi riportate la vostra consapevolezza all'esterno. Tornate consapevoli di quello che vi circonda, lo spazio intorno a voi e dello spazio che occupa il vostro corpo, abbandonato al tappetino. Con il prossimo respiro tornate a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, restate sdraiate al tappetino. Piegate le gambe, avvicinando le cosce all'addome. Abbracciate le gambe e cominciate a dondolarvi orizzontalmente. Un dondolio gentile, consapevoli del contatto tra tutta la parte bassa della schiena e il tappetino. State massaggiando la vostra zona lombare e la colonna vertebrale. Sentite anche il contatto tra addome e cosce e sentite il calore delle cosce irradiarsi all'addome. Continuate così, oscillando gentilmente in senso orizzontale, così da distendere tutta l'area lombare. Poi rallentate sino a fermare. Portate le piante dei piedi a terra, distendete le gambe, braccio destro oltre il capo, dorso della mano a contatto col suolo, ruotate sul fianco destro e quindi vi riportate seduti nella posizione di base con le vostre gambe davanti, distese, le braccia dietro che sostengono il tronco, le dita delle mani puntano alla parete dietro di voi. Sciogliamo le dita dei piedi. Quando inspiriamo, le estendiamo e distanziamo una dall'altra. Quando espiriamo, le flettiamo. Lo sguardo è fisso davanti a voi. Inspiro, estendete le dita dei piedi. Ed espirando, le flettete. I movimenti sono quindi lenti, consapevoli. Sono movimenti sincronizzati con le fasi del respiro. Inspirate quando estendete, espirate quando flettete. Ora saliamo e ci occupiamo delle nostre caviglie. Quando inspiriamo, cerchiamo di avvicinare il collo del piede alle ginocchia. Quando espiriamo, proviamo a portare le piante dei piedi più possibile vicino al suolo. Le dita non si arricciano. Stiamo lavorando solo sullo scioglimento delle caviglie in questo momento. Inspiro, avvicino il collo del piede alle ginocchia, espiro, pianta del piede verso il suolo. Quando inspirate sentite lavorare soprattutto dietro, polpacci. Quando espirate e portate la pianta dei piedi a terra, sentite il lavoro soprattutto nei muscoli tibiali anteriori. Ora distanziamo un po' le caviglie una dall'altra e cominciamo a ruotare entrambi gli alluci verso destra. Facciamo poi delle rotazioni complete. Inspiriamo quando gli alluci salgono e si avvicinano a noi. Espiriamo quando gli alluci scendono e si allontanano dal nostro corpo. Lo sguardo è sempre fisso a un punto della parete davanti a noi. Ora invertiamo al movimento rotatorio, continuando a inspirare quando gli alluci salgono e a espirare quando gli alluci scendono sul versante opposto. E poi ci prepariamo per Purna Titali Asana, la farfalla. Quindi le piante dei piedi si oppongono una all'altra.
il tallone li avviciniamo più che possiamo al pavimento pelvico. I palmi delle mani accolgono le dita dei piedi. Colonna vertebrale retta, mento leggermente sollevato. Cominciamo a oscillare dolcemente le gambe così ripiegate, quasi fossero le ali di una farfalla. Movimento dapprima gentile, lento. Se non ci sono dolori, possiamo cominciare ad aumentare la velocità e l'ampiezza del gesto, che ha un'apertura molto ampia, può intensificare il lavoro cercando di aprire le piante dei piedi come se fossero le pagine di un libro. Stiamo lavorando allo scioglimento delle articolazioni coxofemorali. Ci prepariamo a uscire dall'asana cominciando a rallentare. Ci fermiamo, palmi delle mani all'esterno delle ginocchia. Teniamo le mani premute per tutta la discesa delle gambe. Ora andiamo a eseguire la mezza farfalla, Ardha Thita Vyasana, primo livello, per assaggiare le condizioni delle articolazioni utilizzate. Poi, se non sentiamo dolori e ci sentiamo confidenti di questo, possiamo portare il collo del piede destro sopra la coscia sinistra. Chi riesce porti il tallone a contatto col piede. La mano destra si posa sul ginocchio destro con le dita puntate verso l'indice. Cominciamo a lavorare gentilmente. È la spalla che lavora, la gamba è completamente passiva. Via via possiamo rendere il movimento più rapido, ma solo se non sentite dolore. Rallentiamo sino a fermarci. Attenzione nel disingaggio di questa posizione, abbiamo tre articolazioni in gioco. Proteggiamo il ginocchio, tre palmi delle mani, finché la gamba non è distesa. Poi strofiniamo il ginocchio, sino a sentire l'articolazione calda. Lavoriamo nello stesso modo a sinistra. Primo livello, sempre. Secondo livello, eventuale, se non ci sono problemi. Torniamo a posizionare, in questo caso, la mano sinistra con le dita verso l'indole. Controlliamo di avere la colonna vertebrale retta, il mento leggermente sollevato. E dopo i primi movimenti di riscaldamento, possiamo cominciare a mettere più energia e a rendere anche più veloce il gesto, sempre a patto che non sentiate dolore. Cominciamo a rallentare sino a fermarci. Sciogliamo con cautela, proteggiamo il ginocchio nei palmi delle mani per tutta la distensione della gamba. Scaldiamo l'articolazione strofinale. Ci portiamo i piedi. Braccia sollevate. Attenzione che non siamo troppo sollevate o cascate. Chiudiamo i pugni intorno ai pollici. Inspiro, estendo le dita, espiro le flette. Poi le dita puntano a terra. Inspiro, le dita puntano al cielo. Espiro, puntano a terra. Ci fermiamo, pugni chiusi intorno ai pollici. Rotazioni verso destra. Lente. Inspiro, le nocche salgono. Espiro, le nocche scendono. Invertiamo il movimento rotatorio, sempre lento. Inspiro, le nocche salgono, espiro, le nocche scendono. Ci fermiamo, ruotiamo rapidamente entrambi i polsi verso destra. Il respiro è libero.
E ora invertiamo il movimento rotatorio, sempre con respiro libero. Ci fermiamo, palme delle mani al cielo. Inspiriamo, espirando, dito sulle spalle. Gomiti che si incontrano davanti allo sterno. Skanda chakra, rotazione delle spalle. Inspira, i gomiti salgono, espira, i gomiti scendono. Invertiamo al movimento rotatorio, sempre inspira, i gomiti salgono, espira, i gomiti scendono. Ogni volta che espira, i gomiti si incontrano prima davanti all'esterno e poi tornano ad allontanarsi. Quando inspiriamo le clavicole salgono, quando espiriamo le clavicole scendono. Quando inspiriamo le scapole dietro si avvicinano, quando espiriamo si allontanano. Facciamo ancora una volta. E poi lasciamo andare le braccia alla forza di gravità. Gambe unite, palme delle mani aderenti alle cosce, mento alla fossetta della gola. Inspiro, il mento sale, espiro, il mento scende. I primi tre movimenti sono lenti. Se avete dolore al collo, proseguite con i movimenti lenti. Se il dolore invece è forte, vi fermate col mento alla gola e dite dei no, gentili. In assenza di dolore, cominciate a rendere più veloce il movimento e il respiro è libero. Palme delle mani sempre aderenti alle cosce. Lo facciamo ancora una volta, inspirando torniamo al centro, espirando voltiamo il capo a destra, 90 gradi, sguardo che va a cercare la parete oltre la spalla destra, inspirando torniamo al centro, espirando voltiamo il capo a sinistra, sguardo oltre la spalla sinistra, ricominciamo. Anche in questo caso, in assenza di dolore, possiamo rendere il movimento via via più rapido e allora il respiro diventa libero e non più ancorato alla fase del gesto. Lo facciamo ancora una volta a destra, ancora una volta a sinistra. Inspirando, torniamo al centro. Espirando, cerchiamo di posare l'orecchio destro più vicino alla spalla destra. Senza sollevare il braccio destro, perché la palma della mano mi tiene ancorato. Inspirando, torniamo al centro, ed espirando, portiamo l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Sino al nostro limite, non sino al dolore, prima del dolore. E poi ricominciamo. In questo caso manterremo il movimento lento e sempre sincronizzato al respiro. Inspiro al centro. Espiro nella flessione laterale, in cui cerco di portare l'orecchio destro più possibile che posso, più vicino possibile alla spalla corrispondente. Inspiro al centro, espiro nella flessione laterale. Mani ancorate alle cosce. Facciamo ancora una volta a destra, una volta a sinistra, inspirando torniamo al centro, espirando riportiamo il mento alla gola. Ora con la punta del naso disegniamo dei cerchi, inspirando nell'ascesa, espirando nella discesa. Invertiamo il movimento rotatorio. Continuando a inspirare nell'ascesa, a espirare nella discesa, con le mani sempre saldamente ancorate all'esterno delle cosce. Facciamo un'ultima rotazione completa. Bene. Ora ci prepariamo per la prima sequenza
Allora, ho riflettuto sul fatto che questa è la terz'ultima lezione prima della pausa natalizia, quindi abbiamo ancora 9, 16 e 23 dicembre. E allora vorrei mettervi in grado tutti di fare, durante le vacanze, Surya Namaskara, magari tutti i giorni, anche solo 10 minuti. E quindi cominciamo a vederlo insieme. Passo passo, quindi chi magari è più esperto già lo conosce, abbia pazienza, è comunque l'occasione per ripassare. La partenza, vedete, la partenza è questa. I gomiti non sono cascanti, nemmeno troppo alti. Questa è Pranamasana, è la prima posizione. Non ci sono problemi nel tenere questa posizione. L'unica cosa da controllare è di avere il peso ugualmente distribuito su entrambe le piante dei piedi, quindi non pendete da una parte. Peso ben distribuito. Da questa posizione ci prepariamo per Hasta Uttanasana. Contraete fortemente cosce e glutei, come se spingeste leggermente il pube in avanti. E a questo punto, con i glutei stretti, portiamo indietro le braccia. Oltre il capo, non inarcate la schiena, lo sguardo e palmi delle mani. Ho i polmoni pieni, espirando, mi allungo tutto, come se volessi lavare un vetro con i palmi delle mani, un vetro davanti a me, e scendo con la schiena dritta, sino a poi lasciarmi andare alla forza di gravità. Non importa che se non toccate terra. Ora lo rifaremo questo passaggio. Per rifarlo, strisciamo le mani sulle gambe, quindi non teniamo il contatto tra mani e gambe, risaliamo, torniamo in pranayama e ci prepariamo per ripetere. Torno a sottolineare, da questa posizione alla prossima, da pranayama a hastapranayama. Glutei forti, cosce presenti, pube leggermente spinte in avanti. Inspiro, sguardo che si cerca il dorso delle mani. Espirando, pulisco il vetro davanti a me e scendo. Di nuovo accarezzando le gambe, risaliamo e ci riportiamo in pranayama. La lezione di oggi è più che altro preliminare al saluto al sole, a Surya Namaskara, quindi i passaggi sono più lenti. Di nuovo, glutei forti, così come le cosce, tube leggermente spinte in avanti. Inspiro. Ed espirando, pulisco il vetro davanti a me e mi lascio andare. Ora restiamo per qualche momento in Padastasana. Qui l'importante non è portare le mani a terra, quanto avvicinare l'addome e le cosce. Poi, chi ora non tocca a terra con le mani, pieghi le gambe, le mani a questo punto sono a terra, portiamo la gamba destra indietro. Ci troviamo in Ashvasanchalanasana. Ci fermiamo su questa posizione, la intensifichiamo, portiamo le mani una sopra l'altra, sopra la coscia vicino al ginocchio sinistro. Inspiriamo ed espirando affondiamo. Continuiamo così, a ogni espiro cerchiamo di portare il più possibile il pavimento pelvico verso terra. Sentite l'allungamento, poi adagiamo l'addome alla coscia sinistra, portiamo le mani sulla stessa linea tangente alle dita dei piedi. Guardiamo davanti a noi, poi inspirando portiamo la nuca indietro ed espirando portiamo la gamba sinistra indietro. Posiamo il piede parallelo all'altro piede e cerchiamo di portare i talloni a terra. Ci ritroviamo così in Parvatasana. Parvatasana è la posizione della montagna. A ogni espiro cerchiamo di avvicinare il petto al tappetino. Ora solleviamo la gamba sinistra cercando di portare il tallone più su che possiamo ed espirando
portiamo il piede sinistro dove sono le mani. Inspiro, torno a guardare il cielo, la nuca indietro. Espiro, mi riporto nella posizione di Padmasana. Se non tocco con le mani il tappetino, niente. Resto nella posizione che posso tenere senza sforzo. Poi inspiro, salgo. Espiro, mi riporto in pranayama. Fate qualche profondo respiro addominale. Ci prepariamo a ripetere questi passaggi. Questa volta porteremo avanti la gamba destra. Non stiamo ancora facendo tutti gli asana della sequenza di Surya Namaskara. Stiamo memorizzando i primi. Inspirando, glutei e cosce forti. Ube in avanti. Espiro. Con i palmi delle mani pulisco il viso davanti a me. Scendo in Padmasana. E poi porto la gamba sinistra più indietro che posso. Poi portiamo le mani una sopra l'altra, sopra la coscia destra. Inspiro, respirando a fondo. Inspiro ed espirando a fondo. Cerco di scendere più che posso. Adesso addome lato destro, sull'interno coscia destra, mani su una linea tangente alle dita del piede destro. Inspiro, nuca indietro, sguardo a cercare il cielo. Espiro, posizione di Parvatasana, la montagna. E ritorno. Se non riuscite a tenere entrambi i talloni a terra, lo sapete, potete flettere alternativamente le gambe. Poi ci fermiamo. Sollevate la gamba destra più in alto che potete. Ed espirando, portate il piede dove sono le mani. Inspiro, guardo a cercare il cielo, nuca indietro. Espiro, ritorno nella posizione di Padmasana. Mi preparo a salire in Astottanasana. Glutei e cosce forti. Inspiro. Ed espirando, ritorno nella posizione di pranayama. Qualche respiro libero. Ora faremo queste prime posizioni, questi primi passi in maniera più fluida. Partenza da pranamasana. Glutei e cosce forti. Pube leggermente spinge in avanti. Inspiro. Espiro, scendo in Padmasana. Piego le gambe se non riuscite a tenere le dritte. E inspirando, porto la destra più lontano che posso. Nuca indietro, sguardo al cielo. Espiro. Parvatasana. Sollevo il tallone sinistro verso il cielo. Prendo la rincorsa ed espirando riporto il piede sinistro dove sono le mani. Espiro, torno in Padmasana. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Ripetiamo. Questa volta terremo avanti la gamba destra. Inspiro, glutei e cosce forti. Espiro, pulisco il vetro davanti a me. Inspiro, porto la sinistra indietro più che posso. Nuca indietro, sguardo al cielo. Espiro, la montagna. Sollevo il tallone verso il cielo.
destro e inspirando porto il piede destro dove sono le mani, sulla stessa linea. Espiro, torno nella posizione di Padmasana. Inspiro, salgo. Ed espirando, ritorno in pranayama. Qualche respiro addominale profondo. E quindi vi portate in shavasana. Vi sdraiate su una linea retta, sul tappetino. Le gambe non si toccano. E anche le braccia sono scostate rispetto al tronco. Ricordatevi, i palmi delle mani sono rivolti al cielo. Portate ora la consapevolezza ai punti di incontro tra il corpo e il tappetino. Alloni, polpacci, la retro delle cosce, natiche, dorso delle mani, punti, scapole, colonna vertebrale, nuca. Un profondo inspiro e respirando vi lasciate andare a tappetino. Siete in grado di percepire ogni singolo punto di contatto tra il vostro corpo e il tappetino. Riuscite anche a percepire tutti questi punti simultaneamente su uno stesso piano. E ora venite consapevoli del vostro respiro. Avviate una respirazione addominale, se già non è insorta, spontaneamente. Osservate il movimento spontaneo del vostro addome, in particolare l'area dell'ombelico. Quando inspirate, l'ombelico sale gentilmente. Quando espirate, l'ombelico torna nella sua posizione naturale di partenza. Inspiro, l'ombelico sale. Espiro, l'ombelico scende. Permettete ad altri pensieri di insinuarsi nella vostra pratica. La vostra unica consapevolezza deve essere in questo momento il movimento del vostro ombelico. Sale quando inspirate, che scende quando espirate. Abbandonate l'osservazione del vostro respiro addominale e ritornate alla vostra respirazione spontanea, automatica. Riportate la vostra consapevolezza all'esterno, allo spazio intorno a voi e poi allo spazio che occupa il vostro corpo rilassato, abbandonato al tappetino. Con il prossimo respiro riprendete a muovere le estremità, poi lentamente ruotate su un fianco e vi riportate a sedere e poi in piedi per il proseguimento della nostra pratica. Ripartiremo ora dalle posizioni della della mascara, perché continueremo a farle ora lentamente ma in maniera fluida le prime, e poi ci soffermeremo sugli asana che ancora non abbiamo fatto. Partiamo come prima da Pranayama. Glutei, cosce forti, inspirando. Espirando, chiudiamo il vetro davanti a noi e scendiamo alla Padmasana. Quindi portiamo, inspirando, la gamba destra più lontano che possiamo. Il ginocchio destro è a terra, il piede tocca il suolo con le dita. Inspiro, nuca indietro, sguardo verso il cielo, espiro. Mi porto nella posizione della montagna.
Sin qui l'avete già fatto, ora andiamo a fare gli altri asana. Inspiriamo. Ed espirando portiamo a terra le ginocchia. Le dita dei piedi a contatto col tappetino. Portiamo in avanti il petto e il mento a contatto con il suolo. Il sedere è sollevato. Di nuovo ci riportiamo nella posizione di Parvatasana, così da memorizzare e ripetere e memorizzare questo passaggio. Inspiriamo. Poi, espirando, posiamo le ginocchia a terra e cercando di non tenere i gomiti larghi, se ce la fate, cercando di tenere le ascelle strette, portiamo petto e mento a terra. Il sedere sollevato. Restiamo in questa posizione, statica per ora, inspirando ed espirando. Consapevoli degli 8 punti di contatto tra il nostro corpo e il tappetino. Ashtanga vuol dire questo. Otto anga parti. Le 8 parti sono i piedi, le ginocchia, le mani, e siamo a 6, lo sterno 7, il mento 8. Da qui, inspirando, saliamo in Bhujangasana. Distendiamo il collo dei piedi, cerchiamo di non tenere le braccia dritte, i gomiti sono aderenti alla cassa toracica, le braccia sono piegate, il pube è a contatto con il tappetino. Ripetiamo questo passaggio, puntiamo i piedi, torniamo in Parvatasana, torniamo nella posizione della montagna. E restiamo qualche momento in questa posizione. Inspiriamo e a un espiro cerchiamo di avvicinare l'addome, le cosce, il petto al suolo. Ora inspiriamo ed espirando portiamo a terra le ginocchia e poi sterno e mento. Qualche momento di pausa, respirando normalmente. Ci prepariamo per scivolare in avanti in Bhujangasana, in cobra. Inspiro, scivolo in avanti. Il collo dei piedi a contatto col tappetino, glutei morbidi, braccia piegate, pube a contatto con il tappetino. Punti i piedi e torno in Parvatasana. Nuovo, intensifico la posizione della montagna. Ripetiamo ancora una volta, inspiro, espirando, ginocchia a terra, sterno e mento, sedere sollevato. E ancora una volta, da qui, inspirando. Scivoliamo in avanti in Bhujangasana, braccia piegate, gomiti aderenti alla cassa toracica, glutei morbidi, pube a terra. E poi rinculiamo e ci riportiamo nella posizione di Vajrasana. Chiudiamo gli occhi, qualche inspiro, espiro naturale, spontaneo. Rivivendo nella nostra mente quanto abbiamo eseguito, soffermandoci sugli asana che ci hanno dato più filo da torcere. Questo è di solito un passaggio che le prime volte solleva qualche problema. Voi vi limitate a essere consapevoli degli eventuali problemi riscontrati, senza giudicarvi, senza pensare minimamente a cose del tipo non ce la farò mai, è troppo difficile, sono una sfigata, non sfigata, con tutte queste cose uno yogi non le fa. Semplicemente riscontrate eventuali difficoltà
sapendo che però sono i vostri primi passi nel saluto al sole. E poi tornate a portarvi in Shavasana, quindi tornate a sdraiarvi ancora una volta sul tappetino, sempre controllando di farlo lungo una linea retta. Controllate che le gambe non si tocchino, che i piedi caschino naturalmente verso l'esterno, le braccia devono essere discoste rispetto al tronco, palme delle mani rivolte al cielo, le dita sono naturalmente arricciate. Ricordatevi di un movimento gentile, di assenso, così da avvicinare punta del mento alla fossetta della gola per estendere il tratto cervicale della vostra colonna vertebrale. Di nuovo, tornate a portare la vostra consapevolezza a tutti i punti in cui il vostro corpo incontra il tappetino, il pavimento, talloni, e tappetino, polpacci e tappetino, retro delle cosce e tappetino, glutei e tappetino, dorso delle mani, gomiti, scapole, colonna vertebrale, nuca. Inspirate profondamente con l'addome, respirando vi lasciate andare del tutto al tappetino. Osservate come un respiro dopo l'altro aumentino le dimensioni di ogni punto di incontro tra il vostro corpo e il tappetino. Quindi portate la consapevolezza nuovamente al respiro, tornate ad avviare una respirazione addominale, osservando il movimento dell'ombelico che sale quando inspirate, che scende quando espirate. Con queste consapevolezze avviate un conteggio all'indietro partendo da 11, procedendo in questo modo. 11, inspiro, l'ombelico sale. 11, espiro, l'ombelico scende. 10, inspiro, l'ombelico sale. 10, espiro, l'ombelico scende. 9, inspiro, l'ombelico sale. 9, espiro, l'ombelico scende. E continuate così, finché non vi dirò più di fermare. In caso vi perdeste, durante il conteggio, lo sapete, basta ricominciare semplicemente da 11. Bene, potete arrestare il vostro conteggio indietro, abbandonare l'osservazione del vostro respiro addominale e potete tornare al vostro respiro spontaneo. Voi non vi occupate più del vostro respiro, vi prendete invece consapevolezza del vostro corpo e con il prossimo respiro lo tornate a muovere, partendo sempre dalle mani, dai piedi. Poi ruotate su un fianco e vi riportate in piedi. E adesso proveremo a eseguire lentamente sulla Namaskara il saluto al sole, tutto insieme, senza ancora soffermarci sulla sincronia tra posizione e fase del respiro. Facendolo lentamente, in certi casi respireremo nella singola posizione, sia inspiro sia espiro. Quando lo si farà proprio avanti in fase totalmente dinamica, a ogni posizione corrisponde una fase del respiro. Comunque sia, ci riportiamo in pranayama, vista frontalmente così. Inspiro, ricordatevi di contrarre glutei, cosce, pube leggermente spinto in avanti, guardo dorso delle mani, espirando. Pulisco il vetro davanti a me, porto l'addome verso le cosce, mani a terra. Inspiro, allontano la gamba destra. Ed espirando, portiamo indietro anche la sinistra, così da trovarci di nuovo nella montagna.
Inspiro ed espirando porto le ginocchia a terra, in lo sterno e il mento. Sosto in questa posizione per un paio di respiri completi. Ci stiamo preparando per il corpo, Bhujangasana. Vi ricordo che da qui scivoleremo in avanti, tenendo le ascelle strette, il collo dei piedi a terra, pube a terra, mento sollevato, glutei morbidi. Puntiamo i piedi, torniamo nella posizione di Parmatasana. Ora se ci riuscite senza rincorsa, senza sollevare il tallone verso il cielo, provate a portare la gamba sinistra, se potete, dove sono le mani. Come se ci fosse una linea su cui posano le dita delle mani e il piede. Nuca all'indietro, sguardo nel punto al centro tra le sopracciglia. Ed espirando, torniamo nella posizione di Padasana. Anche qua sostiamo qualche momento. A ogni espiro, proviamo a scendere un po' di più avvicinando l'addome e le cosce. Ci prepariamo a salire. Inspiro, cosce tutte forti, Hastottanasana. Espiro, pranayama. Quello che abbiamo fatto adesso è l'andata, come se fosse la vasca dei 50 metri, stile libero, nei 100. Quello che differisce questa andata rispetto al ritorno è che all'andata abbiamo sempre tenuto davanti la gamba sinistra. Adesso terremo avanti la gamba destra. Ci prepariamo a partire. Inspirando, glute e cosce forti, spude scritto in avanti. Espiro, Padastasana. Inspiro, sinistra indietro, quindi resta avanti la destra. Nuca indietro, sguardo nel punto al centro tra le sopracciglia. Espiro, Parmatasana. Cosce e addome cercano di avvicinarsi, anzi l'addome che si avvicina alle cosce. Inspiro, espirando, porto a terra le ginocchia. Poi lo sterno, poi il mento. Sedere sollevato. Ashtangasana, la posizione degli otto punti. Ci prepariamo per il cobra, Bhujangasana. Inspiro, scivolo in avanti. Collo aderente al tappetino, così come il pube. I gomiti sono posati ai due lati dei costati. Punta i piedi, torno nella posizione della montagna. Un paio di respiri profondi in questa posizione. Ci prepariamo mentalmente per portare la gamba destra in avanti. Inspiro, destra avanti. Nuca indietro, sguardo indrumati. Espiro, Padastasana. Cerco di portare l'addome più vicino alle cosce. Inspiro, salgo, glutei e cosce forti. Hastottanasana. Espiro, Pranamasana. Ci prepariamo a farlo in maniera fluida un'ultima volta. Poi caricherò online la lezione così potrete riseguirla passo passo. Pranamasana. Inspiro, cosce tutte forti, Hastottanasana, gambe dritte. Espiro, Padastasana. Inspiro, destra e indietro. Espiro, Parmatasana. Scendo nella posizione degli otto punti. E inspirando, salgo in Bhujangasana, glutei morbidi. Punta i piedi, torno in Parmatasana. Inspirando, gamba sinistra avanti.
nuca all'indietro, sguardo imbrumante. Espiro, vada stasana. Inspiro, asta uttanasana. Espiro, pranamasana. Inspiro, espiro. Ripetiamo, questa volta terremo avanti la gamba destra. Inspiro. Espiro. Inspirando sinistra e indietro. Abbiamo quindi la gamba destra avanti, il ginocchio sinistro è a terra. Espiro. Parvatasana, la montagna. Scendo nella posizione degli 8 punti di contatto con il suolo. Inspiro. Bhujangasana. Punti e piedi. Parvatasana. Inspiro, destra avanti, Ashvasanchalanasana, la posizione è questa. Espiro, Padmasana. Inspiro, Asta Uttanasana. Espiro, Pranayama. Inspiro, espiro. Ci portiamo al tappetino. Nella posizione di base e ci prepariamo per la torsione finale, Ardha Matsyendrasana. Quindi la gamba destra scavalca la gamba sinistra. Pieghiamo la gamba sinistra portando il tallone sinistro a contatto con il gluteo destro. Le dita si intrecciano. Palme delle mani ai fianchi lati della tibia destra. Inspirando sento la colonna crescere verso il centro. Espirando il braccio sinistro gira intorno alla gamba destra. Palmo della mano sinistra sull'esterno della coscia destra. Mano destra davanti al sacro. Il gomito destro è a contatto con la colonna vertebrale. Poi, chi se la sente, può portare il braccio all'esterno, il braccio sinistro all'esterno della gamba destra e spingere la coscia contro il lato destro dell'addome. Se vi riesce, potete anche chiudere del tutto la posizione andando a prendere con la mano sinistra la caviglia destra. Quando avete fatto questo, controllate che il gluteo destro non si sia sollevato. Nel caso, lo sistemate. Ora lo sguardo è oltre la spalla destra. Quando inspirate sentite la colonna vertebrale crescere verso il cielo. Quando espirate intensificate la torsione. Profondi respiri addominali. Ci prepariamo a uscire dall'asana, torniamo a guardare davanti a noi, intrecciamo le dita sotto il ginocchio destro, inspirando, cresciamo verso il centro. Inspirando, le gambe si distendono davanti, le braccia dietro. Qualche istante in ascolto delle sensazioni diverse che il nostro corpo ci invia, diverse al lato destro dell'addome rispetto al lato sinistro. E poi ci prepariamo per effettuare la torsione anche a sinistra. Mi giro per mostrarla. La gamba sinistra adesso scavalla la destra. Vediamo la gamba destra, tallone destro a contatto con il gluteo sinistro. Dita delle mani intrecciate sotto la rotula, sulla tibia sinistra. Il braccio destro circonda la gamba sinistra. Palmo della mano destra a contatto con l'esterno della coscia sinistra. Mano sinistra davanti al sacro. Gomito sinistro a contatto con la schiena. Braccio destro oltre coscia destra sinistra. Spinge.
portando la coscia a premere contro l'addome. Potete fermarvi così, con il braccio piegato, ma se riuscite a distenderlo, a ruotare il polso, ad afferrare la caviglia sinistra con la mano destra, la posizione è più chiusa. Poi controllate che non si sia sollevato il gluteo sinistro da terra, nel caso sistemate. Sguardo è oltre la spalla sinistra. E anche in questo caso, fase dinamica dell'asana, anche se apparentemente siamo immobili. Quando inspiriamo, la colonna cresce verso il cielo. Quando espiriamo, intensifichiamo la torsione a sinistra. Questo fa aumentare la pressione della coscia sui visceri nel lato sinistro dell'addome. Ci prepariamo a uscire dall'asana, torniamo a guardare davanti a noi. Le dita tornano a intrecciarsi. Coi palmi ai due lati della tibia sinistra. Inspiro, cresco verso il cielo, espirando, braccia indietro, sostenere il tronco, gambe distese davanti, parallele una rispetto all'altra, nuca abbandonata all'indietro. Qualche istante nascosto. Profondi respiri addominali. Poi tornate a guardare davanti a voi e torniamo ad acquistare una posizione meditativa che sia comoda e stabile per qualche pratica di pranayama prima del rilassamento finale. Quindi ciascuno scelga la propria posizione, potete anche appoggiarvi con la colonna, con la schiena a una parete, tenendo le gambe allungate. Guardate che siate stabili e che il vostro diaframma possa scendere e salire, soprattutto scendere, perché se vi afflosciate date poco gioco al vostro diaframma. Se avete bisogno di soffiarvi il naso, lo fate ora. Poi chiudiamo gli occhi. Diveniamo consapevoli del nostro respiro. Sentiamo l'aria fresca, ossigenata, entrare a contatto con le narici, seguire le vie aeree sino ad arrivare ai polmoni che si espandono. Poi seguiamo l'espiro, quindi il viaggio di ritorno del nostro respiro, sinché non percepiamo l'aria uscire calda e umidificata dalle narici. Narici che dunque segnano l'inizio e la fine di ogni respiro. Mantenete questa consapevolezza dell'aria che entra dalle narici, dell'aria che esce dalle narici dopo aver espanso tutto il polmone. Osservate che il vostro respiro si sta allungando, è più lento, è più sottile, quasi non riuscite a sentire il suono. Osservate il vostro respiro farsi via via più lungo e più sottile. E diamo ora un indirizzo a questo respiro, creando un percorso psichico tra ombelico e gola. Visualizziamo il respiro fluire in questo canale tra ombelico e gola. Quando inspiriamo, un flusso di punti di luce salgono il canale dall'ombelico alla gola. Quando espiriamo, un flusso di punti di luce scende dalla gola all'ombelico. E ora cercate di divenire consapevoli di quale sia la vostra narice dominante in questo momento. Cercate di capire ancora senza aiutarvi con le mani se sia dominante la sinistra,
la destra, così siano entrambe ugualmente attive. Se non riuscite a determinarlo, aiutatevi con le mani. Quindi tappate prima la narice destra, inspirando con la sinistra. Poi tappate la narice sinistra, inspirando ed espirando con la destra. E ora che avete acquisito tutte queste consapevolezze sul vostro respiro, diamo un ritmo al nostro respiro con la respirazione ritmica. Inspireremo contando 4. Tratterremo a polmoni pieni contando 8, espireremo contando 8, tratterremo a polmoni vuoti contando 4. 4, 8, 8, 4. Vi ricordo che la respirazione ritmica aumenta la capacità polmonare rendendo i polmoni più elastici. Rallenta la frequenza cardiaca, regolarizza la pressione, è molto utile quando ci sentiamo affannati, non necessariamente da uno sforzo fisico, a volte sono emozioni a renderci il battito accelerato. Allora in questo caso la respirazione ritmica ci viene in aiuto. Nel caso questi tempi fossero eccessivi per voi, potete ridurre gli 8 facendoli diventare dei 6 o addirittura dei 4. Non c'è un tempo giusto in assoluto, c'è un tempo giusto per ciascuno di noi, tenendo presente che non siamo nemmeno tutti i giorni uguali. Chi invece con questi tempi si trova molto bene, non ha nessuno sforzo, nessuna fatica, allora può aumentare il trattenimento a polmoni pieni, portandolo a 12. Quindi i suoi tempi in questo caso diventeranno 4, 12, 8, 4. Chi non se la sente può mantenere la misura precedente. Se neanche con il trattenimento a 12 avete avuto problemi, potete portarlo a 16. In questo caso, quindi avremo inspiro 4, trattengo 16 a polmoni pieni, espiro 8, trattengo a polmoni pieni, contatto 4. 4, 16, 8, 4. Oppure ci sarà ancora chi invece sta facendo, insieme così, 4, 8, 8. Proseguite con il ritmo adatto a voi. Portate a termine il ciclo in corso,
ciclo che terminerà quindi con il trattenimento a polmoni vuoti, contatto. Dopodiché, tornate al vostro respiro spontaneo, potete anche sciogliere il nodo del gambe e allungarlo, così da alleggerire la fatica nelle ginocchia. Ora ci prepariamo per ripassare la tecnica di Nadi Shodhan. Vi ricordo, le dita della mano destra, indice medio al centro della fronte, braccio parallelo allo sterno, state attenti a non sollevarlo. Ora il pollice si occuperà di gestire la narice destra, mentre anulare e mignolo gestiranno la narice sinistra. Inspirerete dalla narice sinistra contando 4, tratterrete un trattenimento spontaneo a polmoni pieni, quindi 2, non di più, espirerete contando 8, tratterrete a polmoni vuoti contando 2. Si inspira dalla narice sinistra, si trattiene con le narici chiuse, si espira dalla narice destra contando 8, si trattiene contando 2 con le narici chiuse, poi si inspira dalla narice destra contando 4, si trattiene con le narici chiuse contando 2, si espira dalla narice sinistra contando 8, si trattiene con le narici chiuse contando 2 e il ciclo ricomincia partendo da sinistra. Inspiro dalla narice sinistra contando 4, trattengo a polmoni pieni contando 2, narici chiuse. Espiro dalla narice destra contando 8, trattengo con le narici chiuse contando 2, inspiro dalla narice destra contando 4, trattengo alla narice chiuse e polmoni pieni contando 2, espiro dalla narice sinistra contando 8, trattengo a polmoni vuoti contando 2. Quindi ogni ciclo inizia con l'inspirazione a sinistra e l'espirazione a destra. Il ritorno, inspiro dalla narice destra, espiro dalla narice sinistra. In mezzo ci sono i trattenimenti a polmoni pieni e vuoti. In questo caso stiamo tenendo solo per 2 secondi. Inspiro, lo tenete 4 secondi, l'espiro, lo tenete 8 secondi. Questo tipo di pranayama riequilibra l'attività dell'emisfero destro e dell'emisfero sinistro. È un pranayama riequilibrato. Se durante il giorno osservate che avete sempre attiva una narice e mai l'altra, questo nello yoga è un segno di uno squilibrio, di un'energia rispetto all'altra. E allora questa è una tecnica che aiuta a riequilibrare. Potete allungare questi tempi aumentando i trattenimenti. Aumentando i trattenimenti sia a polmoni pieni sia a polmoni vuoti, portandoli a 4. Inspiro 4, trattengo a polmoni pieni contando 8, espiro contando 8, trattengo a polmoni vuoti contando 4. Ma questo solo se non mi affatico. Inspiro 4, trattengo 8, espiro 8, trattengo 4. Dunque il trattenimento a polmoni pieni è di 8 secondi, il trattenimento a polmoni vuoti 4. Portate a termine il ciclo in corso, ciclo che si concluderà con il trattenimento a polmoni vuoti dopo aver espirato dalla narice sinistra.
una volta che il vostro ciclo sarà terminato, tornerete alla vostra respirazione spontanea e vi riporterete in Shavasana per il rilassamento finale. Tornate quindi a sdraiarvi sul tappetino, su una linea retta immaginaria, in modo che talloni e sommità del capo siano sulla stessa rete. Poi controllate la posizione, quindi le gambe non si toccano, le braccia sono scostate rispetto al tronco, palme delle mani davanti al cielo, un gentile movimento di avvicinamento della punta del mento alla fossetta della gola. E tornate a ruotare la consapevolezza a tutti i punti in cui il corpo, il vostro corpo, è a contatto con il tappetino. Talloni, polpacci, retro delle cosce, glutei, dorso delle mani, gomiti, scapoli, colonna vertebrale e fate un profondo inspiro e con il successivo espiro permettete al vostro corpo di abbandonarsi completamente al tappetino. Portate ora la consapevolezza dal corpo al respiro. Tornate a osservare ogni vostro singolo respiro come avete fatto nel corso del primo Shavasana. Quindi non modificate il modo in cui il vostro corpo sta respirando, ma non perdetevi un solo dettaglio. E se vi ricordate quanto avevate osservato durante il primo Shavasana, siete anche in grado di fare dei confronti e valutare se alcune caratteristiche del vostro respiro sono cambiate e nel caso che cosa. E poi, fatta questa, dopo questo momento di consapevolezza, di osservazione del vostro respiro, prendete voi la guida del vostro respiro avviando una respirazione logica completa. Vi guiderò all'inizio, per proseguirete in autonomia. Si tratta di osservare e percepire ogni respiro, ogni nostro respiro, come un'onda. L'onda sale, comincia nell'addome. L'onda solleva l'ombelico, l'onda prosegue andando a espandere tutto il torace. Vi sembrerà di essere pieni di aria, ma se fate come se ne usaste un fiore, l'onda arriva sino alle clavicole. Poi lasciate che l'onda si ritiri dal vostro corpo, quindi prima sentirete il movimento nelle clavicole, poi nel torace che torna a contrarsi e infine, solo per ultimo, l'addome con l'ombelico che torna a scendere. Quindi inspiro, l'onda espande l'addome, il torace, arriva sino alle clavicole, fiore, espiro, l'onda defluisce dalle clavicole, dal torace e dall'addome con l'ombelico che torna a scendere. Continuate così, con queste consapevolezze, cercando di far partire il respiro dall'addome e di farlo terminare. Nell'addome, l'ombelico sale e non per primo, l'ombelico scende per ultimo. Portate a termine la respirazione logica in corso, quindi portate a termine l'ultimo respiro. Poi riportate la mente all'esterno, tornate a essere consapevoli dello spazio intorno a voi, dello spazio che occupa il vostro corpo abbandonato sul tappetino. Con il prossimo respiro riprendete a muovere il vostro corpo, mani, piedi, quindi ruotate su un fianco e vi riportate a sedere nella posizione meditativa per voi più comoda e più stabile per il saluto finale. Torniamo dunque a controllare la nostra posizione meditativa. Colonna vertebrale retta, spalle ampie, capo allineato al centro, mani atteggiate in mudra, quello che preferite, gli occhi sono chiusi, la consapevolezza passa dal corpo, immobile e rilassato, al respiro,
sale e scende lungo la colonna vertebrale. Il respiro sale quando inspirate dalla base della colonna alla sommità del capo. Il respiro scende quando espirate alla sommità del capo alla base della colonna vertebrale. Quindi portiamo la consapevolezza in brumadia, il punto al centro tra le sopracciglia. Qui visualizziamo una candela, fiamma luminosa e ferma. Con questa percezione in brumadia cantiamo insieme per tre volte il mantra. Om. Inspiriamo. Ancora qualche momento con gli occhi chiusi, in ascolto delle vibrazioni prodotte dall'uomo. Quindi torniamo ad aprire gli occhi per salutarci. Danzate. Io domani, massimo sabato, caricherò questa lezione anche sulla pagina Facebook, così se volete potete ripassarla durante la settimana. Settimana prossima la rifaremo, questa volta ancora un po' più fluida, ricominciando con anche a inserire la recitazione dei mantra, uno per ogni mantra, uno per ogni asana. Vi saluto e ringrazio della compagnia virtuale e allora ci vediamo virtualmente giovedì prossimo. Buona serata. Grazie.